Buonasera amici di assistsportivo.com, ci troviamo qui con l'attaccante De Fazio e con l'esterno Marco Misino. Subito una domanda, Savino. 5-1, una prestazione da incorniciare, soprattutto perché avete risposto sul campo con una bellissima prestazione, avete giocato veramente bene. Sì, diciamo che questa partita l'aspettavamo da molto tempo, anche perché con tutti i commenti che sono stati anche fatti su Facebook, diciamo, è stata una cosa che ce la siamo risentita moltissimo, anche quando siamo andati in casa a loro, che ci hanno trattato proprio male, quindi è stata una cosa proprio anche a livello più che agonistico, anche molto personale, diciamo, degli 11 che siamo scesi in campo. Sì, diciamo che la partita l'abbiamo preparata al massimo proprio per non sbagliare niente e cercare di fare più gol possibili per dimostrare che non siamo ancora morti. Ecco Marco, sei stato autore oggi di una tripletta, che emozione, ti porti il pallone sicuramente a casa? Beh, a dire la verità l'ho messo già nel borsone il pallone e dopo lo mostro anche alla mia famiglia, che sono orgogliosi di me, giustamente oggi che era una partita pure importante, pure ad aver fatto 3 gol, credo. Oggi ti sei fatto trovare al momento giusto, soprattutto sempre pericoloso, soprattutto hai segnato sia di testa che sia col tuo piede di sinistro, sei un elemento molto prezioso per il mister Schiavone. Cosa ti piace di più, giocare se col 3-5-2, con il modulo 3-5-2, oppure invece giocare semplicemente come esterno, come ti ha provato in altre volte il mister? A dire la verità abbiamo giocato sempre col 3-5-2 fino adesso e mi trovo bene, mi piace che torno anche a aiutare i miei compagni quando sono in difficoltà. Invece quando giochiamo col 4-5-1 ogni tanto ho un po' più di spazio, perché ci sono anche i due terzini che aiutano, e quindi per me è uguale, sia uno che l'altro per me è uguale. Ecco Savino, invece tu sei stato autore di una doppietta, soprattutto anche tu pericoloso, soprattutto dopo il bellissimo gol su punizione fatto con i Biceglie, un momento particolare e fortunato anche per te, un momento che ti ripaga da tanti sforzi in allenamento. Sì, soprattutto i tanti sforzi fatti, diciamo, mi sono sempre allenato bene, anche ho un pizzico di fortuna che non guasta mai. L'occasione l'ho cotta al volo subito appena il mister mi ha messo in campo, anche perché sfortunatamente abbiamo perso altri attaccanti molto validi, però come da sempre diciamo noi, il nostro gruppo va avanti proprio per questo, perché quando non c'è uno c'è subito l'altro pronto che non fa rimpiangere l'altro. Ecco, subito infatti tu citavi, mancava Guglielmi, mancava Pinnelli, oramai siete un po' decimati, però come hai detto tu la risposta del gruppo si è fatta sentire, e soprattutto qual è l'animo che si sente al ridosso dei playoff? È appunto questo, che nonostante abbiamo moltissime persone fuori, oltre a Guglielmi, Pinnelli, anche Davide Casiri, Roberto Cascello, Antonio Iovino, più di mezza squadra diciamo è fuori per problemi fisici, però dall'inizio ne eravamo tanti, sembrava che eravamo troppi, invece quasi no, adesso non arriviamo, però adesso diciamo stiamo raccimolando tutte le forze che abbiamo e ognuno di noi scende in campo e dà il massimo che può, e alla fine siamo anche un po' fortunati che i risultati ci arrivano proprio per questo. Ecco Marco, un'ultima domanda prima di chiudere, volevo chiederti, questo come diceva giustamente Savino è un gruppo particolare, siete tutti quanti uniti, tutti quanti coesi, soprattutto quanto è importante lo spirito di squadra e con chi è legato maggiormente nel gruppo? Beh, sono persone che già conoscevo da tanto tempo, che ho giocato anche precedentemente in qualche altra squadra, quindi sono unito con tutti, anche con certi elementi nuovi che sono venuti adesso, per me è uguale, non trovo differenza. Cioè, no. Ti piace stare in questa squadra? Il gruppo, sono tutti bravi, cioè, non ci sono parole, per me è come se fosse la mia famiglia qui. No, non lo cambierei mai con nessuno sto gruppo, mi piace un casino. Perfetto. E Savino, con te per chiudere un'ultima domanda, soprattutto una promessa che ti senti di fare ai tifosi per questa chiusura di stagione, soprattutto al ridosso dei playoff.
Prometto che sicuramente vinceremo i playoff e cercheremo di... non cercheremo, daremo il massimo per andare in prima categoria. Un'ultima cosa, questa doppietta a chi la dedichi? La dedico a tutti i miei amici che sono fuori sfortunatamente per infortunio. E a te Marco, questa tripletta a chi la dedichi, soprattutto se c'è una persona a chi la vuoi dedicare in particolar modo? Beh, la dedico soprattutto alla mia ragazza e soprattutto alla squadra, perché meritiamo tanto e speriamo di andare avanti. Perfetto, dal campo Cercat è tutto. Buonasera amici di assistsportivo.com, ci troviamo qui con il presidente Moccia. Presidente, lo Sportmania ha dato una prestazione sul campo 5-1 contro il Rodi, insomma una prestazione che dice a sé, il risultato dice a sé. Il risultato dice che la squadra doveva, ha confermato quello che erano le aspettative, dovevamo vincere e l'abbiamo fatto nel migliore dei modi. Mancano due giornate alla fine del campionato, il Sauri ha vinto anche fuori casa, credo che insomma i giochi quasi siano fatti, perché appunto sarà difficile recuperare questi quattro punti, però continueremo con questa voglia, con questa grinda, e termineremo il campionato per poi vedere un pochettino che fare. Una risposta sul campo da parte della squadra, che ha risposto sia ai tanti infortuni, a Guglielmi, a Pinnelli recentemente che si è infortunato, un infortunio sul lavoro che non è stato recuperato, però verrà recuperato nei playoff. Comunque una risposta che dice che lo Sportmania nonostante tutto c'è e vuole la prima. Sì, siamo decisi a portare a termine questo campionato nel migliore dei modi, siamo convinti di riuscirci e di portare, ecco, di vincerlo, di arrivare ai playoff e vincere i playoff. Se avessimo avuto tutti i giocatori a disposizione, considerando che sono 9 giocatori fuori fondamentali, sicuramente io sono convinto, come l'ho detto all'inizio del campionato, avremmo vinto questo campionato alla grande. A dispendio comunque dei playoff, se dovesse rimanere così la classifica, Spinazzola e Rodi dovrebbero giocarsi la semifinale, poi la vincente dovrebbe giocare contro lo Sportmania. Chi teme di più tra le due squadre? No, a quel punto noi giochiamo in casa, abbiamo 2 risultati su 3, quindi sarà una partita, diciamo, a nostro favore, visto che giochiamo in casa. Certo, dobbiamo stare attenti, però voglio dire, non possono venire a rovinarci la festa. Un pensiero per chiudere, prima di tutto al settore giovanile. Il mister Pensa ha concluso da poco il suo campionato, comunque assestandosi a metà classifica, però ha ricevuto molti complimenti da parte delle altre società e soprattutto molti giocatori del vostro settore giovanile sono stati ben notati dalle altre squadre. Sì, stiamo in trattativa con qualche società, vedremo se possiamo sistemare qualche ragazzo interessante, ma la cosa che mi preme sottolineare è il fatto che gli allievi giovanisti a livello disciplinare sono state le migliori squadre delle categorie. Questo è un grande successo, significa che abbiamo rispettato in pieno i programmi, cioè quello di educare e formare prima di tutto i nostri ragazzi, e abbiamo dato la dimostrazione di essere state le due squadre più corrette sia negli allievi che nei giovanissimi. Ecco, lei giustamente ha chiuso anche facendo i complimenti sui giovanissimi, un pensiero anche al mister Teofilo, che si è assestato alle prime 3 posizioni della sua categoria, è comunque un mister giovane che ha la sua prima esperienza, che lei non ha esitato a dargli fiducia. Beh, io mi accorgo subito quando i ragazzi hanno passione e dedizione in questo settore. Sono 25 anni che ci sto dentro e Andrea Teofilo è, diciamo, lo considero un figlio, perché è nato con me, è iniziato, la prima esperienza l'ha fatta con me, e vedo che insomma ci sono tutti i presupposti per poter continuare questo rapporto, che credo continuerà, ma sia con lui sia con Michele Pensa, insomma con i miei altri collaboratori. Quando si sta in un rapporto di reciproca stima e amicizia, credo che vada al di là della convenienza o meno rimanere in una società. Io credo che alla base di tutto ci siano i rapporti umani, poi vengono quelli professionali e il rapporto tra allenatore e presidente. Alla fine, per chiusura, siamo in conclusione di stagione, tra poco si affronteranno i playoff. Un pensiero ai tifosi
cosa si sente di dire? No, noi pensiamo a domenica, andiamo a Candela e rispettiamo il nostro percorso, andremo lì anche a giocare la nostra partita perché prima di tutto ci divertiamo, i ragazzi sono entusiasti del risultato raggiunto indipendentemente da come andrà a finire, andremo a Candela, altro campo di amici, quindi staremo insieme, trascorreremo questa domenica in pieno sport, in piena amicizia, poi giocheremo in casa col Biccari. Ai nostri tifosi dico che credo che quest'anno abbiamo dato delle buone soddisfazioni, dimostrando che anche in seconda categoria si può giocare divertendosi soprattutto. Perfetto, grazie Presidente, alla prossima. Grazie a voi.